Proviamo ora le altre opzioni relative ai collegamenti. Abbiamo provato il collegamento ipertestuale aperto in una pagina web e possiamo provare ad esempio di caricare un file dall'hard disk o un allegato. Proviamo un attimo con allegato. Proviamo ad esempio a inserire un allegato. Cliccando su allegato vedete che non trovo nessun file disponibile. Cosa devo fare quindi? In realtà devo prima cercare il file dall'hard disk. Clicco su file da hard disk e qui ho questa duplice opzione: collegamento o copia in allegato. Non è indifferente scegliere l'una o l'altra opzione, perché come alcuni di voi hanno già visto, se scelgo solo collegamento, nel file Olibord che andrò a salvare non sarà incorporato il file allegato, ma ci sarà solo il collegamento. Quindi avrò bisogno, se devo distribuire la mia presentazione Olibord, avrò necessità di avere nella stessa directory in cui opera la presentazione, avrò bisogno di avere anche il file. Selezionando invece copia in allegato, il file viene incorporato. Scelgo il file dal mio computer. Allora, dal mio computer scelgo di caricare questo file denominato 1.png, è un'immagine. Seleziono, la apro e qui ho indicato copia in allegato. Confermo, ok. A questo punto, se clicco qui sulla linguetta allegato, innanzitutto mi trovo questo file allegato. Vediamo se funziona il collegamento. Funziona. Il file si è aperto utilizzando il lettore di default di immagini del mio computer. Vediamo se effettivamente il file è stato incorporato nel BTP. Vediamo se il file è stato realmente incorporato nel documento su cui io sto lavorando. Salvo il documento, lo denomino prova incorporamento. E salvo. Riduco a icona la pagina di Olibord e vado a cancellare il file che avevo incorporato. Era 1.png, lo cancello. Dalla sua cartella di appartenenza. Riapro la presentazione Olibord e provo a cliccare sul link, sull'immagine che ho collegato al documento. Come vedete, il file viene ancora aperto perché è incorporato nel documento. Quindi se io devo predisporre una presentazione cosiddetta portatile, conviene utilizzare questa opzione di incorporamento del file, che vi ricordo come ho ottenuto andando su collegamento ipertestuale. Ho scelto il file dall'hard disk sfogliando
le cartelle del mio computer. Dopodiché, piuttosto che collegamento, che mi avrebbe creato solo un link di collegamento a un file esterno, ho selezionato copia in allegato. In questo modo il file è stato incorporato nel documento Reboard. Prova ne è il fatto che lo trovo elencato alla voce allegato. Eccolo qui. Questo file l'ho appena cancellato, eppure è rimasto incorporato nel documento Reboard.